mani sullo scudetto, Bigon! Siamo molto vicini, non è ancora fatta. Maroni, le mani sullo scudetto, meraviglioso, no? Sì, è bellissimo, però manca ancora una partita, però è stop bello. Roma 1-1. Grande Rambo de Napoli, come nel film, meraviglioso. Sì, è stato meraviglioso. Veramente, meritato questo scudetto, abbiamo fatto una grossa partita. Grande Giuliani. Giuliani, meraviglioso, no? Sì, proprio una grande gioia. Sì. Ci voleva, l'abbiamo messa proprio tutta, fino alla fine. Ecco Diego, meraviglioso. Meraviglioso, meraviglioso, veramente. Grandissimo. Ad un punto dallo scudetto, il Napoli è arrivato di gran carriera, bruciando in un solo quarto d'ora le speranze del Bologna e dei milanisti di tutta Italia. E nel modo più spettacolare, iniziando con un gran gol di Careca, un gol da Cineteca dopo soli 3 minuti di gioco. Il bis 5 minuti dopo ad opera di Maradona, slalom vincente, tiro nell'angolino basso, Carnevale sfiora il pallone e Cusin è battuto. Un gioiello anche il terzo gol, frutto di una perfetta intesa tra Careca e Francini, colpo di tacco del brasiliano, tocco in scivolata, partita praticamente chiusa. Presi d'infilata, i bolognesi si sono raccapezzati a fatica e però sul 2-0 un'occasione l'avevano avuta. Il Liev, il bulgaro che cresce di partita in partita, si era trovato tutto solo davanti a Giuliani e Corradini e Ferrara l'avevano steso senza complimenti. Per l'arbitro Longhi non c'è stato fallo sul bolognese e il gioco è proseguito. Stessa decisione arbitrale allo scadere del primo tempo, quando Maradona ha ostacolato Bonetti da Tergo. È vero, il Napoli avrebbe potuto vincere egualmente perché, tra l'altro, in porta aveva un Giuliani in bellissima forma. Ma il presidente bolognese Corioni pretenderebbe dagli arbitri maggior attenzione. Beh, non lo so cosa pensano che sia Bologna. Io credo che devono darsi un pochettino una regolata, perché Napoli ha fatto 3 gol eccezionali, bravissimi, però il Bologna ha giocato bene, però si è visto negare troppo. E non so, si vede che qui sono qualcuno è sfortunato, però siamo un po' anche stanchi che siano sfortunati a Bologna. Berto Tomba, dopo il primo tempo, il Napoli che sta facendo? Una discesa libera? No, è l'arbitro che la sta facendo. La ripresa vede un Napoli in scioltezza e un Bologna che, riaggiustato il centrocampo con l'avanzamento di De Marchi, si fa più preciso. Riduce le distanze proprio De Marchi su errore di Giuliani, che non trattiene un calcio di punizione di Giordano. E poi si fa vedere il tedesco Vaz, il quale ambirebbe ad una riconferma nella Bologna che ha cominciato a piacergli. Ma Careca e Maradona non perdonano gli sbilanciamenti in avanti dei rossoblù proiettati all'attacco. Perfetto il lancio di Maradona per Alemão, l'altro brasiliano. Inutile il tentativo di recupero da parte dei difensori bolognesi ed è il quarto gol del Napoli. È a questo punto che il Napoli apprende del Milan ormai battuto a Verona. In campo e sulle curve comincia la grande festa, di cui approfitta Iliev per segnare il secondo platonico gol bolognese. Bigon forse nemmeno se ne accorge.